Buongiorno. Buongiorno. Terzo giorno. Abbiamo appena lasciato l'appartamento, abbiamo riconsegnato le chiavi a Flavio, che è stato un padrone di casa impeccabile, gentilissimo, e ve lo consigliamo assolutamente se venite da queste parti. E la tappa di oggi sono dolce acqua e triora. Vediamo se riusciamo a farle tutte e due. Quindi, via! There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far. Eccoci direttamente dal ponte chiamato Schiena, detto Schiena d'Asino. Siamo a Dolce Acqua. Bella Dolce Acqua. Sì, un gioiellino, come tutti i borghi qua. Siamo stati sul castello a fare una visita, anche se secondo noi 5 euro a persona per l'entrata non valgono. C'è... Anche perché non c'è un vero e proprio punto panoramico, oltretutto stavano ristrutturando le passerelle, quindi... Piuttosto perdersi per le vie del borgo. Sì. Non è male. Sai sì, cosa essere... sono? Le bandiere arancioni. No. Ma sono le bandiere dei borghi più belli. Ah sì? Sì. Allora assegnate siamo... dal Touring Club italiano. Wow. Lo sapevi? To go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Siamo finiti in mezzo al nulla. L'unica strada che dà accesso a Triora è bloccata per frane e quindi siamo andati avanti cercando un'altra entrata, ma come finisce la strada? Sì. Cioè in teoria no, si potrebbe continuare, vediamo come dove andiamo a finire. Ah, andiamo avanti. Cosa dici? Proviamo. Vediamo. Se non avete più nostre notizie, chiamate qualcuno. Comunque Vale... Emanuelo, sarete orgogliosi di noi che siamo andati in montagna anche noi, in macchina ovviamente, vabbè non è che potete pretendere tutto, un passo alla volta, è bello. Però siate orgogliosi di noi. Vi lasceremo il canale in eredità. Sì, allora la password è trip. Niente, abbiamo dovuto ripiegare perché l'unica strada era chiusa e per arrivarci dall'altra parte dovevamo farci tipo un'ora o di più di strada di curve e sinceramente non ce la potevamo fare. Ci andremo la prossima volta, dai, magari organizziamo per Halloween così rimaniamo pure in tema. E abbiamo deciso di... Tornando a casa, ci stiamo avvicinando un po', ci siamo fermati a Cervo e così facciamo un giro e chiudiamo con i borghi. E se riusciamo magari scendiamo anche al mare a fare una passeggiata. Io c'ho il costume sotto. C'è il costume? Io vado al mare dopo, mi faccio una bella nuotata. Va bene. Così mi prendo una bella bronca polmonica. Va bene. Domani sto a casa dal lavoro. Grande, ottima idea. E comunque la Liguria fa brutto. Sì. Diffidate di chi vi dice che la Liguria è brutta. Sono delle brutte persone quelle.
da da dum 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 da dum. Ci tocca. Niente, finiamo questo itinerario medievale, perché abbiamo fatto tutti questi borghi, come avete potuto vedere. Niente, ci vediamo alla prossima. Al prossimo weekend. Ciao.